Ieri sera, martedì 29 maggio, a Venere Reale, si è tenuto un consiglio comunale aperto per discutere sull'attuale situazione in cui verte il governo italiano e sulla decisione assunta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad aprire il consiglio il sindaco Roberto Falcone con alcune sue riflessioni personali. Consiglieri e cittadini, buonasera. Per la prima volta il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Venaria ha ritenuto importante chiedere di portare in piazza la seduta del Consiglio Comunale, in modo da dare spazio al confronto e alla condivisione di quanto abbiamo visto succedersi a Roma nei giorni scorsi relativamente alla formazione e all'incarico di governo. È una richiesta che mi ha trovato totalmente d'accordo. Con la decisione che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso domenica, si è aperto uno scontro che personalmente ritengo tanto unico quanto grave. Non tanto per l'applicazione della norma costituzionale di cui nelle ultime ore. Con la decisione che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso domenica, si è aperto uno scontro che personalmente ritengo tanto unico quanto grave. Non tanto per l'applicazione della norma costituzionale di cui nelle ultime ore più o meno esperti costituzionalisti hanno riportato numerosi precedenti, quanto per la natura della motivazione che ha portato alla scelta stessa. Una scelta politica che trascende l'istituzionalità dei ruoli e che, è superfluo specificarlo, non condivido in nessun modo. Non sono ovviamente il solo a ritenere che siamo in presenza di una violazione della sovranità popolare senza precedenti nella storia repubblicana, ma i sindaci sono il primo contatto che i cittadini hanno quando esercitano la loro volontà elettorale e sono il loro punto di riferimento istituzionale quotidiano. Per questo, come cittadino e come sindaco 5 Stelle, non posso ignorare quello che credo sia un fatto grave e quindi sento il dovere di agevolare l'espressione delle idee di ognuno, avvicinando la cittadinanza a temi anche nazionali. Ritengo che la volontà dei miei concittadini sia stata scavalcata attraverso valutazioni politiche estranee a dettami della Costituzione e queste valutazioni sono state attuate, a mio avviso, attraverso un veto immotivato che ha portato a delle conseguenze fantasiose, ad esempio incaricare un primo ministro senza una lista di ministri e senza l'appoggio della maggioranza del Parlamento, ma è la mia opinione. Il motivo per il quale questa sera ci troviamo qui in un consiglio comunale che sarà aperto in piazza è semplice. Da un lato questa amministrazione è orgogliosamente 5 Stelle e non può non sottolineare a gran voce la gravità di questo modo di procedere. Per i consiglieri PD che hanno deciso di non prendere parte al Consiglio, si è trattato di una pagliacciata per la quale si sono spesi soldi pubblici per discutere di ciò che ha fatto Mattarella, mentre per i problemi dei cittadini, come le problematiche dei cimiteri, non viene fatta nessuna seduta aperta.